ciclabile vicino a Ponte Matteotti. Guardate come sono in difficoltà nel passare i ciclisti. E cosa si fa adesso? La misma, qui saremo a nuoto. È stato difficoltoso. Un po', insomma, molto. La pulitina se poteva anche dare, che bisogna fare il territorio come se fosse casa nostra. A casa sua, lei ci camminerebbe così. Non l'ho fatta dopo la riunione che c'è stata, dopo l'altra di oggi, quindi viene ancora così. Quindi certo non è il massimo della manutenzione, questo possiamo dire. Castello Sant'Angelo, nel cuore di Roma, questa è la scalinata che porta alla Barcarentina. Immondizia, gradini disconnessi, il cancello è rotto da tempo. La riqualificazione del Tevere non è cosa semplice, né rapida e soprattutto è costosa. Sul fiume hanno competenze molte, le funzioni a volte si sovrappongono complicando la burocrazia. Sono almeno 15 gli enti preposti e più di 20 dipartimenti, tra cui l'autorità di bacino, la capitaneria di porto e il ministero dei beni culturali. Regione Lazio ha stanziato 2.130.000 euro, con cui si stanno risistemando alcuni tratti. Il comune di Roma ha istituito a fine 2017 un ufficio speciale Tevere. Il 21 aprile scorso i municipi primo e secondo hanno aderito al manifesto di intenti per il contratto di fiume. È una battaglia sia di sensibilizzazione sia di azione per l'appunto, quindi con questo contratto di fiume vogliamo innanzitutto mettere le istituzioni competenti attorno a un tavolo per agire, e i municipi primo e secondo sono stati subito sensibili a raccogliere l'appello, ma l'idea appunto di federare in tutte le direzioni e poi continuare a sensibilizzare e a mettere in campo anche le migliori competenze scientifiche che abbiamo per quanto riguarda la manutenzione idraulica. Si lavora, sì, ma chi spera di vedere il lungo